Ragazzi, in questa nuova puntata di Suo Podcast avete notato intanto che in queste 2 ultime settimane non ci sono stati episodi, però per farci perdonare abbiamo portato un grandissimo ospite Oggi è una che puntata un po' particolare. esatto, è il primo ospite che abbiamo in presente, tra l'altro. Lui sì, l'unico di questa stagione. Mi sa che comunque abbiamo compensato in meglio. Facciamo questa puntata soprattutto per presentare l'ultimo libro, il tuo ultimo libro, che lo mostriamo ora, però diciamo ne parliamo nella seconda parte della puntata, ed è Vincere la pigrizia. Poi ne parleremo, meglio ci spiegherai un po' il concetto di questo Mi hai libro. coperto la faccia. Vabbè, meglio aprire la faccia che aprire il libro. Innanzitutto io ti chiederei di presentarti, perché sarebbe un po' riduttivo fare una presentazione, veramente non si può contenere la tua figura. Prima di tutto volevo ringraziarvi per avermi coinvolto in questa bellissima esperienza. Io seguo un po' da diverso tempo questo programma che voi fate, questa prima stagione che ho saputo, insomma, che si era già conclusa, quindi mi avete inserito in maniera molto all'ultimo momento e spero, insomma, di dare un contributo simpatico. Capisco, insomma, che invitare un prete in questo programma potrebbe È un essere un po' pochettino inusuale. rischioso, inusuale, visto anche la tematica di alcune, diciamo, puntate un po', diciamo così, hard. Allora, noi cercheremo di fare qualcosa un po' più spirituale, no? E invece, a parte le battute, penso che sia molto bello poter incontrarvi anche per arrivare a tanti giovani e poter anche parlare di argomenti che credo interessano tutti. Allora, io mi chiamo Don Leo Luca Pasqua, sono Corleone Sedoc, ci conosciamo perché siamo anche amici di famiglia, soprattutto con la famiglia di Mattia, ma volevo ringraziare anche Giorgio dell'invito e perdonami, perdonami. È Pietro, un lapsus. Niente, praticamente sono un sacerdote da 20 anni. Quest'anno, appunto, il 25 maggio, compio 20 anni di sacerdozio. Sono contento di essere sacerdote. Rifarei sempre questa scelta. È stata una scelta sudata, una scelta combattuta, ma alla fine credo che ho ascoltato veramente la voce di Dio che mi chiamava a questa scelta particolare. Però chiaramente non sono nato sacerdote, sono Infatti questa nato. era, cioè, piaciuto, era una domanda. No, praticamente sono stato e sono una persona normalissima come tutti. Ho vissuto la mia adolescenza, la mia infanzia, la mia giovinezza a Corleone. Poi sono stato appunto frequentato del liceo classico e poi sono partito per Udine, dove appunto ho studiato conservazione dei beni culturali, quindi un po' mi sono immerso nell'arte, che è una delle il mio primo amore, diciamo, che comunque appunto non dimentico mai. E poi dopo un'esperienza di lavoro nell'ambito del restauro, proprio qui a Corleone, ho iniziato a interrogarmi su quello che realmente volevo fare nella mia vita. C'era qualcosa di molto più grande che dentro risuonava e volevo capire, e per questo, insomma, mi sono un po' fatto aiutare. Sono entrato anche a far parte per un annetto di una comunità che si chiama Comunità delle Beatitudini, dove insieme ad altri fratelli e ad altre sorelle, nella preghiera appunto abbiamo fatto quello che in termini tecnici si dice discernimento, cioè capire se veramente c'era una chiamata che veniva da Dio o era semplicemente una mia fantasia. Quindi diciamo non è un punto in cui si ribalta completamente la situazione, più che altro un percorso È un percorso, assolutamente, un percorso graduale, perché chiaramente volendo fare le cose sul serio bisogna chiedersi se è semplicemente una tua fantasia o un tuo desiderio semplicemente umano e non invece una chiamata di Dio, per cui bisogna anche avere la grande capacità di mettersi in ascolto e poi di lasciarsi anche aiutare da un padre Ecco, spirituale. questa era una cosa che io non sapevo, una cosa che mi ha incuriosito molto, perché pensavo che appunto a un certo punto magari un prete che ha intenzione di, o No, qualcuno che vuole diventare tale, da un certo punto, da un giorno all'altro si ribalta la non è situazione. così, È non è un certo tutto un percorso, percorso diciamo. che E quanto dura, dura? dura un po' di anni, perché ad esempio adesso io svolgo il servizio di padre spirituale nel seminario arcivescovile di Palermo, e quindi io sono colui che adesso aiuta i giovani proprio in questo percorso, così come io sono stato aiutato, ecco, negli anni passati. Il percorso dura almeno 7 anni, perché praticamente bisogna, diciamo, così, mostrare questa intenzione al tuo parroco. Il parroco poi ti presenta praticamente al seminario e lì si fa un percorso di discernimento mensile. I seminari hanno anche percorsi diversificati. Per esempio, a Palermo si propone appunto un percorso mensile di incontri spirituali seguiti da un sacerdote, e poi si entra al cosiddetto anno propedeutico, è l'anno di prova, no? Quindi è un percorso che inizia già prima Sì, dell'ingresso al prima del seminario. seminario. Infatti, il propedeutico praticamente ti immette poi, dopo che hai fatto un anno intero di vita comunitaria,
perché è importante anche capire la tua vocazione all'interno di una comunità con dei programmi, dei percorsi di preghiera all'interno di un certo contesto. Di un certo contesto è molto importante quell'anno, perché diciamo si determina veramente anche la tua capacità di fare una scelta poi forte. Perché svolgere questo ruolo anche una grande responsabilità. Assolutamente, assolutamente, perché diciamo credo che fare il prete oggi non significhi soltanto celebrare la messa. Penso che quello potrebbero farlo anche tutti, nel senso che impari a usare il libro della messa che si chiama Messale, ma penso che ci sia una chiamata prima di tutto a sapere stare in mezzo alla gente. Si dice che il prete deve essere l'uomo della comunione, cioè colui che prima di tutto sa ascoltare i bisogni dell'altro, che sa andare incontro alle persone, a tutte le tipologie di persone, e che poi chiaramente abbia anche una grande capacità di donare le cose belle di Dio, quindi amministrare i sacramenti, dare tempo nelle confessioni, perché la gente ha veramente tanto bisogno di ascolto e se non trova a volte le chiese aperte, se non trova noi sacerdoti disponibili all'ascolto, c'è il rischio che vanno a cercare altri personaggi che sono più disposti ad ascoltare, però con delle conseguenze che a volte portano molto lontano, negative appunto. Invece riguarda, ora abbiamo capito che diciamo un percorso graduale, però quando tu hai capito di poter assumere, di poter prendere un'altra via, diciamo che poi la via che hai preso? Sì, ma che magari c'è stato qualche evento particolare che ti ha portato? Allora, uno particolare credo che non ci sia stato, sono state una serie di eventi, una serie di incontri. Precisiamo prima di tutto che diciamo la mia vita si è svolta molto all'interno anche di una parrocchia, la parrocchia di Santa Rosaria, adesso non più parrocchia, che ha dato anche tante vocazioni a Corleone, lì inserito in un gruppo, io suonavo la chitarra, praticamente, quindi molto impegnato. Diciamo che si affacciò l'idea di capire se per caso ero chiamato a questa scelta quando sono partito per Udine. Cioè, all'interno di un'esperienza di studio sentivo il bisogno di fare un'esperienza forte di preghiera, e lì mi sono inserito in un gruppo che si chiama Rinnovamento nello Spirito Santo, dove lì insieme ad altri giovani abbiamo avuto la possibilità di fare un percorso un po' più serrato, e lì si affacciò sempre più chiara l'idea, o per meglio dire la possibilità, che potevo anche fare un'altra scelta. Per cui fu all'inizio molto combattuta, perché da un lato diciamo portavo avanti i miei studi a cui credevo tantissimo, no? E avevo anche voti molto alti, insomma brillante, e a un certo punto si aprì anche la possibilità dopo la laurea di un lavoro a Genova in un museo eccetera eccetera, però alla fine la cosa non prese diciamo il via, appunto perché si fece sentire molto più forte dentro di me proprio la voglia di approfondire, di capire a che cosa veramente il Signore mi chiamava, perché la mia mente e il mio cuore cominciarono a concentrarsi su altro. E quindi mi vedevo, mi sognavo sacerdote, però dovevo capire se questo sogno era soltanto umano o c'era qualcosa che partiva anche dall'alto. E poi incontri con persone che avevano fatto la stessa scelta, con gente che mi ha incoraggiato, con gente che era già in discernimento vocazionale, tanti tasselli che alla fine mi hanno permesso poi di fare una scelta. E tu magari nell'ultimo periodo, comunque, quando ormai sei entrato in questa nuova vita, ti sei mai chiesto come sarebbe stata la tua vita se avessi continuato? Sì, ma guarda, e soprattutto hai mai avuto, diciamo, non penso che sia giusto parlare di rimorsi in questo caso, però più che altro dei ripensamenti. No, ma guarda, diciamo che credo che la mia storia sia stata una storia delle piccole incertezze. Sì, le incertezze, sì, allora ripensamento proprio no. Incertezze e combattimenti interiori, li voglio chiamare così, tanti, più che altro per capire se stavo facendo la scelta giusta, però mi sentivo molto chiamata a questa scelta. Cioè, ad esempio, io non mi sono mai sentito, e anche adesso questo lo posso confermare, chiamato soltanto dentro una famiglia, a comporre soltanto una famiglia. Io amo i bambini, per esempio, no? Chiaramente poteva anche essere una scelta, ma non era quella predominante. Cioè chiudermi soltanto all'interno di una cosa. È come se il mio cuore, diciamo così, mi diceva di andare oltre, di andare praticamente ad abbracciare più persone. E quindi un cuore donato, ecco, ad una comunità, in questo caso al Signore, no? E questo, diciamo,
come dire, è difficile parlare della propria vocazione. Diciamo che il criterio per capire, io l'ho capito, adesso insegno anche agli altri in questo senso, per capire se veramente tu stai facendo una scelta giusta, e nel caso spirituale, secondo appunto il progetto di Dio, è la pace del cuore. Cioè quando tu ti senti contento, e questo non significa che non mancano le prove, che non mancano le tentazioni, ma che però hai una certezza di fondo che veramente sei nella strada giusta, e quindi c'è questa pace di sottofondo, allora lì veramente capisci che c'è qualcosa di bello che stai facendo, non soltanto per te ma soprattutto per gli altri, che corrisponde ad una chiamata. È come quando la tessera di un mosaico si va ad inserire nel posto giusto, mm-hmm. e io mi sento inserito nel posto giusto e mi completo, sì, mi sento contento, questo lo posso dire insomma con grande, diciamo, verità. Io lo direi con fierezza, perché comunque essere completi, essere tranquilli, non avere diciamo l'animo smosso da un'incertezza, è difficile di questi tempi in una vita movimentata in cui parli, tra l'altro, di cui parli anche soprattutto fare qualcosa che ti rende veramente felice nella vita. Esatto, in questo periodo sì. Però passiamo a un altro argomento. Io credo che tutti cercano la felicità, tutti, non c'è una persona che sceglie l'infelicità. Molto spesso ci si ritrova infelici non soltanto per scelte sbagliate che magari uno ha fatto, ma purtroppo anche per tantissime cose che non dipendono da noi, no? Delle circostanze, una società, un lavoro che manca, una delusione, sono tante cose che ti vengono addosso e che ti rendono infelice. Però io credo che lì la grande forza, il grande coraggio che dobbiamo avere come uomini e poi come cristiani è quello di non arrendersi, di continuare a lottare, perché alla fine una vita infelice non serve né a te, ma non serve neanche a nessuno. Certo. Adesso direi di passare a un altro aspetto della tua vita come sacerdote, che soprattutto è molto curioso. Tu secondo me sai già di cosa stiamo parlando. Immagino che sicuramente girandoci dovevamo andare a finire su questa cosa curioso, che incuriosisce tutti, giovani e meno giovani, ma soprattutto i giovani. Sì, sì. Vediamo. E quindi, fra i tanti ruoli che hai svolto all'interno della Chiesa, quello dell'esorcista è sicuramente il più curioso. Quindi ti chiedo magari di parlarci di questa figura e anche di magari di raccontarci qualche esperienza. Mamma mia, se è possibile. Diciamo che questo esulerebbe un pochettino diciamo dal nostro diciamo argomento, però cosa posso dire? È un argomento molto serio, non vorrei diciamo banalizzarlo per la fretta, o anche perché magari sintetizzare è molto difficile. Posso dire semplicemente che io non ho scelto questo servizio. Chiaramente è un servizio che ti affida il vescovo con un mandato ben preciso, quindi uno non si inventa esorcista, non si alza una mattina e dice voglio fare l'esorcista perché mi piace, perché così insomma divento famoso, anche perché gli esorcisti sono sempre visti come dei super uomini, come dei superman, e vi posso assicurare che non niente di tutto questo, e lo posso dire proprio per esperienza. C'è qualcosa che tu hai fatto per poter... Sì, allora ti dico subito che la cosa anche un po' strana è che mi sono ritrovato a svolgere questo ministero quasi subito, quasi dopo un anno diciamo dalla mia ordinazione sacerdotale. Perché? E qui lo devo assolutamente citare, perché è un esorcista che attualmente fa l'esorcista, che è anche molto conosciuto qui a Corleone, Fra Benigno, fa parte della comunità dei frati rinnovati appunto qui a Corleone, adesso si trova a Palermo, e mi ha adocchiato. Lui mi conosce molto bene e aveva seguito un po' il mio anche iter vocazionale, e aveva individuato in me una certa sensibilità per queste situazioni, per cui mi propose di andare a fare con lui un'esperienza di tirocinio di 9 mesi per capire appunto se questo servizio poteva essere svolto da me. E quindi dopo diciamo 9 mesi di esperienza su gente, su fratelli e sorelle che realmente avevano dei problemi, non tutti, adesso magari potrò un attimo specificare, e poi chiaramente su suo consiglio il vescovo mi ha dato il ministero dell'esorcistato, che ho svolto per 3 anni e mezzo con un'equipe che mi ha coadiuvato. Quindi ho fatto, oltre che un tirocinio, anche poi dei corsi di formazione a livello nazionale, che sono proprio organizzati per sacerdoti esorcisti. Dico sacerdoti esorcisti perché attualmente nella tradizione cattolica praticamente l'esorcista può essere soltanto un sacerdote, quindi non un laico, perché è una preghiera molto particolare, molto delicata.
Poi mi chiedete perché sono stato scelto io, al di là di questo non lo so, perché diciamo non mi sento proprio un santo, però voglio dire, sicuramente credo che si siano basati, e che il Vescovo si sia basato sul consiglio di Fra Benigno anche su una certa sensibilità, perché bisogna essere sensibili a queste persone che soffrono fondamentalmente, no? Noi abbiamo forse l'idea dei film, esatto, l'esorcista, sì, stavo pensando prima, sì, è un po' un tabù, è un tabù, magari si vede l'esorcista come colui che combatte il male da solo, quando invece o anche le persone, magari vedendo un film, le persone come dei mostri, sono persone che hanno Bisogno di aiuto, e chiaramente perché stanno veramente molto male, soprattutto i casi di possessione diabolica, dove veramente c'è una presenza maligna che si impossessa della persona, lì bisogna veramente aiutarle, cercando di stare anche attenti che non si tratti anche di problematiche diciamo psicologiche, di situazioni di schizofrenia, ecco, di altre situazioni che invece hanno bisogno dell'aiuto e dell'intervento, in questo caso dello specialista. Quindi diciamo, colui che fa l'esorcista deve saper ben distinguere quando si tratta di casi veramente psicologici e diciamo religiosi. Bravo Giorgio, perché questo mi permette di chiarire una cosa importante, e cioè che il primo servizio che l'esorcista è chiamato a svolgere è quello, prima di tutto, di essere una persona che deve curare la propria vita di preghiera, sapendo che quando fa l'esorcismo non è lui con la sua forza che interviene, ma c'è la forza di Dio, la forza di tutta la Chiesa. Infatti il permesso che il Vescovo dà al sacerdote ha questo significato, c'è tutta la forza della Chiesa che in quel momento attraverso il sacerdote sta praticamente aiutando la persona che soffre e combatte il male, perché sarebbe una lotta altrimenti titanica, cioè se fosse solo il sacerdote con la sua buona volontà, con una presenza maligna che assolutamente ci vincerebbe, mentre c'è la forza di Dio che, come dire, combatte il male. E come dicevi tu, uno dei primi servizi che bisogna fare è quello di un attento ascolto. Cioè, prima di tutto, quando le persone ti vengono a dire: padre, ho un diavolo, lo dico in termini così, e voglio una preghiera, perché poi la gente va alla ricerca di questo, o per esempio molto spesso capita che si danno le colpe delle proprie problematiche troppo facilmente al diavolo, cioè ci si vuole deresponsabilizzare molto spesso di alcune cose che tu vivi, dando la colpa al diavolo, e invece il nostro compito è quello di far capire che molto spesso, ecco, c'è una croce da portare, può venire anche dall'interno, le scelte sbagliate che si sono fatte, problemi di altro genere, e soprattutto stare attenti che la persona non abbia problematiche a livello psicologico, perché lì, se tu fai una preghiera di esorcismo ad una persona che invece ha bisogno di altro, e quelle fai più male. E quindi un discernimento iniziale è fondamentale, far sì che la persona ti racconti la sua storia, e quindi fai l'anamnesi della persona, no? Se da una parte, diciamo, anche da parte vostra c'è un'attenzione per i casi in cui è, diciamo, un caso psicologico, appunto, non in effettivo magari presenza del diavolo, dall'altra parte ci sono casi in cui avviene, certo. Magari cosa direste alle persone che reputano questi casi sempre delle scuse delle persone, che secondo me già è una cosa gravissima a definire delle scuse? Certo, allora, non ho capito bene, forse tu mi chiedi i casi reali, cioè quali sono... Sì, i casi reali magari ci sono persone che dubitano fortemente anche di avvengano cose del simili. Allora, distinguiamo i casi, diciamo, non reali, e di cui tu devi avere la grande delicatezza, per cui devi avere la grande delicatezza di dire: guardi, non c'è il problema per cui lei è venuta a trovarmi, e quindi indirizzarli altrove, e molto spesso anche consolare, fare una bella preghiera anche di consolazione, cioè incoraggiare. Il compito del sacerdote, di tutti i sacerdoti, ma soprattutto del sacerdote esorcista, è quello di incoraggiare la persona a non arrendersi, a continuare a combattere, no? Con la forza della preghiera, con la forza dell'amore, con la forza del perdono. Abbiamo riscontrato come, ecco, tante persone stanno male soprattutto quando si portano rancori dentro, no? Questa è una cosa che dico, che penso sia molto importante, cioè il rancore ha la capacità veramente di distruggere una persona, oltre che i rapporti. E invece per quanto riguarda i casi reali, cioè quelli che poi risultano essere veri, lì chiaramente ci sono dei criteri per capire se hai davanti una persona che ha un disturbo diciamo del maligno. E qui il discorso è molto lungo, dico subito per esempio che ci sono tanti livelli, no? Il caso delle ossessioni, che interessano più la sfera, diciamo,
come dire, mentale della persona, oppure una persona che per esempio ha problemi di vessazione, si dice, no? E dove è interessato soprattutto quel corpo. E poi i problemi di possessione è il grado massimo, dove proprio la persona è totalmente, diciamo, posseduta dallo spirito del male, e quindi lì, diciamo, sì, sono manifestazioni anche molto eclatanti che non sto qui a dirvi, però insomma, diciamo che... Ti sono mai capitato di questo? Sì, sì, qualcuno mi è capitato, non tantissimi, alcuni casi di possessione, diciamo vera, con cui proprio abbiamo fatto una diagnosi insieme, diciamo così, a Fra Benigno, ma anche all'equipe. E voi ad esempio, sì, come reagite? Cioè, come reagite? Soprattutto cerchiamo di essere capaci di stare lì e di non scappare, perché un esorcista che a un certo punto scappa non potrebbe, cioè, fare essere... questo servizio. Solitamente per i casi più gravi, io ricordo una cosa molto bella, perché è stata un'esperienza molto forte, avevamo un'equipe che ci coadiuvava di 4 persone nel mio caso, proprio per tenere la persona quando appunto si manifestava il male, perché la persona appunto sviluppava una forza impressionante, quindi rischiavi anche di farti male. Proprio una forza fisica. Una forza fisica, infatti ci sono almeno alcuni criteri per capire se hai davanti veramente una persona che sta male. Bisogna che sta male, cioè nel senso che ha veramente un problema, ecco, diciamo, dovuto all'influenza del maligno, e cioè prima di tutto questo di sviluppare una forza sproporzionata, per esempio, no, alla persona. Io ricordo un caso di possessione che abbiamo curato insieme con Fra Benigno, oltretutto un caso sul quale mi sono anche tra virgolette allenato, cioè nel senso che ho cercato di imparare da lì, di una ragazzina che sviluppava una forza che neanche in 4 persone si riusciva a tenere. Oppure per esempio un altro caso e un altro criterio per capire che hai davanti è probabilmente un caso serio da attenzionare, quando la persona parla lingue sconosciute. Ho avuto casi di persone che parlavano l'aramaico, i casi di persone non potevano mai sapere, anche perché poi abbiamo fatto tradurre ed era veramente, diciamo, la lingua con tutte le dinamiche interne alla lingua. Oppure ad esempio l'avversione al sacro, cioè le persone quando vedono un crocifisso, quando tu metti l'acqua benedetta, e cose che nei film solitamente vengono particolarmente esaltate, però è vero, c'è un'avversione soprattutto al sacro. E poi c'è un altro criterio molto importante, cioè quello della conoscenza delle cose occulte. Cioè può capitare che la persona che ha problemi e si manifesti il male e ti dica, o all'esorcista, a chi collabora con l'esorcista, cose del tuo passato che non potresti, che non potrebbe mai sapere. Del passato persona, dell'esorcista. Dell'esorcista o anche delle persone, per svergognare, oppure... quindi sono 4 criteri molto importanti che se sono presenti tutti e 4, addirittura tu hai proprio la certezza morale che hai davanti una persona posseduta. Rivela soltanto 1 o 2, bisogna fare un discernimento attento e bisogna insomma comunque sempre essere molto prudenti. Ad esempio un cliché, il cambiamento di voce. Sì, il cambiamento di voce, sì, sì. E altre cose che non so se è il caso magari di raccontare, perché poi magari i telespettatori, si dice, spettatori, no? Si potrebbero impressionare, anche se comunque su internet gira di tutto di più, e purtroppo girano anche cose secondo me non proprio, diciamo, bellissime, nel senso che a volte vanno cose che vogliono andare solo a suscitare la curiosità e non presentano bene la situazione. Quindi io vi ringrazio, perché queste domande mi permettono anche un po' di raccontare anche con chiarezza, ma anche di sfatare anche dei miti, di sfatare dei miti, soprattutto quello che l'esorcista, ecco, non è un superuomo, ma è una persona che prega nel nome di Dio e che agisce nel nome di Dio. L'importanza che merita, perché su internet si parla molto, ma ridicolizzando molto spesso l'argomento. Sì, sì, vabbè, certo, ma infatti appunto poi c'è stato anche il famoso film L'Esorciccio, che ha fatto la parodia dell'esorcista, che chiaramente era abbastanza blasfemo, era da ridere, però chiaramente ridicolizzava un po' l'esorcista, come anche questi casi che vi assicuro che sono molto dolorosi. Mm-hmm. Molto, una persona che ha questi problemi non riesce a vivere, diciamo, serenamente la propria quotidianità. Ti è mai capitato di non poter fare niente? Allora, niente, nel senso più che altro di non poter, diciamo, prevedere subito la liberazione della persona. Ci sono casi, ed è veramente misterioso, quindi non mi domandate come mai avviene questo, dove si richiede molto tempo, quindi anche incontrare la persona per diversi anni. Lì a volte noi abbiamo anche, ci siamo chiesti perché il Signore permette questo, abbiamo poi capito che il Signore può permettere una sofferenza prolungata nella persona, e quindi una liberazione prolungata, perché nel mentre il Signore arriva ai cuori di tante persone che stanno vicino, converte, fa capire il senso della vita, e dice
sì, usando anche la sofferenza di qualcuno che però riesce ad avere poi anche un significato, perché aiuta anche tanti altri a ritrovare anche la strada della, dare un significato anche alla propria vita. Ci sono stati casi, e ci sono casi di invece persone che anche dopo alcune preghiere, diciamo, riescono ad essere liberate, ma con una condizione, che queste persone operino dei tagli della propria vita con situazioni passate che le hanno portate ad avere questi problemi, perché non abbiamo toccato un punto fondamentale. Mi aspettavo questa domanda, cioè come mai queste persone si riducono ad avere questi problemi? Sì, io in realtà pensavo che in qualche modo ci potesse essere un collegamento magari al culto di Satana, al satanismo, assolutamente, però anche. Penso che sia, diciamo, un qualcosa che va sempre così. Se le cause sono diversificate, sicuramente avere a che fare con il mondo dell'occulto, avere a che fare con maghi, maghetti, quindi il mondo dell'esoterismo è una delle cause che può aprire, si dice, la finestra all'azione del maligno. Poi c'è il caso appunto della partecipazione alle messe nere, dove addirittura si possono anche fare le consacrazioni a Satana, e noi proprio per esperienza sappiamo che anche nei nostri territori, insomma, si consumano queste esperienze terribili. E poi la vita di peccato, soprattutto alcuni tipi di peccato, io poco fa sottolineavo anche, diciamo così, l'esperienza del rancore, che sicuramente l'odio, le maledizioni e, diciamo, la rabbia portata avanti in maniera prolungata possono essere tutti causa, ecco, di disturbi che poi possono esserci da parte del maligno. Ci sono mai delle ricadute magari su... Sì, ci possono essere delle ricadute quando tu appunto non curi più la tua vita spirituale, quando tu non la riempi più di senso, e quindi praticamente c'è il rischio che possa ritornare. Quindi devi essere sempre vigilante e sempre attento, soprattutto a far sì che non ricada in certi tipi di peccato. E per questi casi sono sempre, diciamo, abitati a persone credenti oppure possono... No, anche a persone non credenti. Abbiamo avuto casi di persone che si sono ritrovate ad avere questi problemi, e parlo al passato appunto riferendomi alla mia esperienza, ma una cosa chiaramente è anche attuale, e di gente che ha avuto questi problemi e che poi dopo anche un'esperienza così forte ha cominciato a fare un cammino di fede, e soltanto nel momento in cui è ritornato a fare un cammino di fede è avvenuta anche la liberazione totale, no? Di Mari. Cosa da fare a prevenire? Cosa da pazzi, qualcuno direbbe, mamma mia. Abbiamo parlato della tua vita spirituale, abbiamo parlato anche della tua vita da esorcista. Adesso passiamo effettivamente al libro. La domanda che sorge spontanea può essere anche stupida: perché ti sei soffermato proprio sull'argomento pigrizia? No, prima di questa domanda io direi di chiedere perché hai iniziato a scrivere libri. Perché? Ma come ti è venuto, diciamo? Non lo so manco io, nel senso che questa cosa non pensavo mai che potesse andare. Magari aveva una necessità. No, adesso che ci penso, pensando bene, perché non mi sono preparato, diciamo così, le risposte, in base anche a quello che dicevamo, i libri, ho, diciamo, cominciato a scriverli, soprattutto il primo libro, no? L'inganno della magia, che è un po' quello che mi ha lanciato in questo mondo, proprio in concomitanza con il ministero dell'esorcistato. Perché? E avendo ricevuto tante persone che avevano avuto contatti con il mondo dell'occulto, con maghi, e tanti, diciamo, mi venivano a raccontare un po' queste esperienze, e mi portavano anche tanti oggetti che i maghi davano a protezione, quindi tanti amuleti, tanti talismani da mettere al collo, da mettere sotto il cuscino per proteggersi. Insomma, un mondo che non stiamo qui ad aprire, molto molto affascinante, ma nello stesso tempo anche molto pericoloso, perché vi assicuro che la magia, il mondo esoterico, è ancora molto presente. Ancora oggi, nel 2022, molto è presente, ed è come un fiume carsico, diciamo, che continua a camminare sotto, e tanta gente purtroppo, proprio perché vive momenti di grande sconforto, va ancora alla ricerca dei maghi per risolvere, pensano loro, i problemi in maniera definitiva, ma a volte si complicano le cose. Quindi il primo libro, quindi la mia, diciamo così, carriera scritturistica, è nata proprio per l'esigenza di scrivere un libro che potesse aiutare tanti a non accostarsi al mondo dell'esoterismo, quindi a fuggire proprio i mali legati alla magia e al mondo dell'occulto. E quindi l'obiettivo con i tuoi libri cambia sempre. I primi tre sono stati legati a questo ministero che ho svolto: l'inganno della magia, la preghiera che libera, il secondo, e poi un terzo libro che segna un po' uno spartiacque sul combattimento spirituale, e poi una serie di libri, compreso questo, invece su tematiche spirituali un po' più, diciamo, che battono su
altri versanti. Mm-hmm. Perché è proprio la pigrizia? Perché è proprio la pigrizia? Questa è una bella domanda. Perché penso che la viviamo tutti la pigrizia, sì, compreso io, prete. Ma perché ho capito che è un argomento molto interessante, che mi ha sempre incuriosito anche dai miei studi, e perché appunto sempre dall'ascolto di persone che accompagno spiritualmente, che confesso, e così ho per tanti altri motivi, ma soprattutto questi, e mi accorgo come il problema ritorna sempre. Cioè, tanti mi dicono che hanno fanno fatica a dare significato alla vita, questa stanchezza del cuore. Si vive un po' con inerzia. Sì, inerzia, ma a tutti i livelli, non soltanto spirituale. Quindi mi sono affascinato a questo argomento e ho cominciato anche un po' a buttare giù qualcosa, partendo oltretutto anche da una discussione, io la dico qui dall'inizio, molto oziosa ma benefica, con appunto vostro amico, nonché mio nipote Salvatore, appunto in un momento estivo in cui così in maniera molto riposata parlavamo appunto di questo argomento, ed è venuto fuori un po' tutto l'itinerario che poi mi ha provocato veramente a mettere giù il libro, che è nato e si è sviluppato, per meglio dire, durante il tempo del lockdown. E secondo me è stato un tempo significativo in cui ci siamo ritrovati ad avere anche molto più tempo a disposizione, e quindi ho fatto, credo, buon uso del tempo, documentandomi, leggendo e poi elaborando anche un percorso originale che ha dato vita l'ozium alla latina, perfettamente, che aveva chiaramente anche un significato positivo, no? Mm-hmm. Quello di cui parlo nel libro, no? E a proposito, entriamo diciamo nel merito del libro, descrivi diciamo due tipi di pigrizia, la pigrizia negativa e positiva, una utile a combattere l'iperattività, diciamo l'inoperosità, e un'altra che potremmo definire negativa. Adesso, vedendo nella nostra società, secondo me sono presenti tutti e due, ma secondo la tua prospettiva, quale delle due pigrizie è più Dalla mia prospettiva, un po' lo dico anche nel libro, credo che sono presenti entrambe le forme di pigrizia. Non saprei adesso dirvi quale maggiormente rispetto all'altra. Una cosa è certa, che secondo me un po' nella stessa persona, cioè in ognuno di noi, c'è un po' di pigrizia buona e un po' di pigrizia meno buona. Io faccio una differenza fondamentalmente, questo è uno dei capisaldi, diciamo, del libro, cioè dire che c'è una pigrizia negativa. E il libro parla fondamentalmente degli aspetti degenerativi della pigrizia, cioè quella proprio che ti porta lentamente a morire interiormente. Come dice anche nel libro stesso, possono portare anche a serie patologie a livello proprio medico. Sì, che ti porta proprio a sopravvivere. Infatti il sottotitolo del libro è proprio, ecco, per vivere e non sopravvivere. Cioè bisogna vincere la pigrizia per non ridursi a diventare persone mediocri. Poi si integra, diciamo, in tutti gli ambiti, l'ambito lavorativo, sentimentale. Sì, effettivamente anche noi ne abbiamo parlato molto in alcuni episodi, perché cioè, mi rendo conto io in primis che i nostri coetanei c'è molta pigrizia e la gente ha molta difficoltà, diciamo, non riusciamo a sfruttare la nostra età, sì, una pigrizia anche a livello mentale. Sì. Sì, c'è una pigrizia anche intellettuale, mentale, che certamente ci sono tante cause che possono portare ad essere pigri, però fondamentalmente, diciamo così, per concludere il pensiero, è un discorso che abbraccia prima di tutto a tutti, non soltanto i giovani ma anche i meno giovani, vi assicuro che è proprio così. E poi appunto dicevo, è un tipo di pigrizia che pian piano ti porta anche a non avere più il gusto delle relazioni, il gusto appunto, ecco, di vivere, ma anche il gusto, diciamo, di condurre un cammino di fede. Addirittura ti porta a disgustare, no? Ad avere quasi, diciamo così, disgusto per le cose di Dio. Quindi è qualcosa che può anche a livello spirituale bloccare il cammino. E poi c'è invece una pigrizia benefica, no? Ricordavamo appunto l'ozium degli antichi, cioè che è quella che secondo me un po' tutto ogni tanto dovremmo ricercare, cioè avere la capacità, quando siamo proprio arrivati stanchissimi, quando appunto comprendiamo che facciamo le cose per inerzia, dicevi tu Giorgio, oppure meccanicamente, avere la capacità di fermarsi, dire: ma dove sto andando? Forse sto esagerando, non riesco più a dare significato alle cose, il tempo ha preso il sopravvento, nel senso che non lo gusto più, non riesco più a capire bene il significato, sono stanco molto la sera ma senza aver concluso nulla. Allora lì forse bisogna fermarsi e riprendersi in mano la propria, il proprio tempo, recuperare gli spazi, esatto, le relazioni, quindi riposarsi. Quindi c'è una pigrizia benefica che ti porta anche a rigenerarti, e che secondo me ci può pure stare ogni tanto essere disordinati, avere la stanza fuori posto, un momento di riflessione, appunto, nel senso che ci sono quei momenti occasionali in cui
tante cose possono anche non essere proprio ordinatissime, ma l'importante è che tu hai, come dire, la voglia dentro di mettere ordine, perché finché non c'è questa capacità che tu hai di rifare un programma nella tua vita, di darti degli appuntamenti e dei tempi, il rischio è che tu vai avanti senza sapere dove vai, e molto spesso si produce poi questa, chiaramente, questa pigrizia negativa. Invece noi dobbiamo auspicare di raggiungere un equilibrio, chiaramente. E questo magari non può portare una pigrizia è definito positiva, magari porta all'iperattività, quindi sì, no, essere sì, poi... sì. Al contrario, sì, infatti questo lo spiego bene nel libro, molto spesso c'è un risvolto opposto della pigrizia. Allora, prima di tutto diciamo che quando uno parla del pigro, subito la prima cosa che pensa è la persona che dorme. Infatti la letteratura, oppure per esempio anche alcuni grandi artisti hanno raffigurato praticamente il pigro come una persona dormiente, no? Ma anche nella Bibbia abbiamo brani, sì, dove si parla brani nel proprio libro, no? Dove si parla della sonnolenza, che poi si fa riferimento più che altro al dormire del cuore, cioè un cuore che non ama, un cuore che non è vigile, un cuore appunto che non sa amare Dio e non sa amare i fratelli. E sì, come dice Petrarca, è una malattia dell'anima. È una malattia dell'anima, sì, sono tante definizioni in questo senso che fanno sempre riferimento all'interiorità. No, come dici tu, e quindi l'iperattività può essere un risvolto della pigrizia, quindi non soltanto chi diciamo diventa inerte, si mette sul letto e dorme, non ha voglia di fare nulla, eccetera, eccetera, ma anche chi fa troppe cose, talmente troppe cose che non ne conclude mai neanche una. Poi, e va saltellando, no, di qua e di là, e non è mai una persona capace di portare a termine un lavoro e poi di iniziarne un altro, cioè non ha metodo praticamente. Avevo preso proprio, diciamo, un passo in parte di qualcosa del genere, e mi ha colpito personalmente, se, cioè non è, se almeno lo abbiamo un po' tutti, diciamo, introduce un po' la parte del disordine, sempre legata alla pigrizia, e cito, il disordine si manifesta anche come svogliatezza e mancanza di perseveranza nel portare avanti i propri doveri, un'attività intrapresa o un progetto. Per cui si saltella da un interesse all'altro, rimanendo però sempre in superficie. Ecco, la sensazione mi ha colpito personalmente anche con questo progetto. Però ho anche notato e ho distinto soprattutto che all'interno di questo contesto c'era anche molta paura di fallire, di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, praticamente. E questo può essere, diciamo, una scusa, la paura per arrogiolarsi nella pigrizia. Sì, cioè la paura, sulla paura bisognerebbe fare un discorso molto lungo, perché sicuramente io credo che non ci sia una persona che non abbia paura. E anche la persona che si ritiene più forte, più sicura di sé, e proprio fa parte della fragilità umana e anche del limite proprio di noi uomini avere paura, paura dell'ignoto, paura di non sapere gestire quello che ci aspetterà, paura della sofferenza, della morte, paura del futuro, e anche in questo momento, no, la guerra dove ci porterà, ma anche il lockdown ha creato tanta paura, tanta ansia in tante persone. Sicuramente la paura può bloccare a volte la vita, così come può bloccare anche un cammino spirituale, no? E perché? Perché magari a volte con la scusa della paura tu puoi ad esempio dire no, forse è meglio che non faccio questa cosa perché potrei non essere all'altezza. Hai paura del freno, diciamo. Un freno, sì. Soprattutto... la paura di fallire, la paura di non dare il meglio di se stesso, la paura di essere giudicati. Molto spesso questo ti può portare ad arrenderti e a vivere una vita minimale, cioè una vita mediocre. Oppure, per esempio, mi viene anche in mente, mi pare che nel libro questo lo sottolineo abbastanza, cioè il fatto che possiamo ad esempio dire con una frase, quando per esempio si dice e forse è meglio non rischiare, no? Dietro questa frase, che potrebbe essere condita di prudenza, alla fine non è veramente prudenza, ma alla fine magari una scusa, una scusa per non mettersi in gioco, perché chiaramente per vincere la pigrizia, io alla fine del libro diciamo porta avanti tutto un percorso di risalita dalla pigrizia, sicuramente è quella appunto invece di lottare contro questi freni che ti vorrebbero invece fare rimanere sempre. Ma io credo che lottare, diciamo, in fondo sai che questa è una scusa, che non è assolutamente prudenza. Sì, assolutamente poi, sì. E poi penso che possa anche nascere la paura proprio di perdere tempo, cioè proprio evitare di fare qualcosa per la paura di perdere tempo. Magari tu eviti di fare qualche cosa perché magari dici no, per questa cosa perdo tempo, per quella persona perdo tempo. Sì, però certo, quando non in realtà è così, certo, è una forma di pigrizia. Una forma di pigrizia. Insomma, il discorso è molto complesso. Però alla fine perché... se non rischi non perdi ugualmente tempo nella tua vita. Sì, esatto, infatti è questa Infatti è un discorso molto interessante quello che state facendo, e soprattutto forse i giovani sono particolarmente coinvolti. Cioè, secondo me, un modo di vincere la pigrizia, non soltanto questo vizio, ma anche tante
per tre cose, quello cioè di veramente decidere di lottare e di rischiare, di osare. Mi piace usare questa, per dare un senso alla vita, cioè fare il passo a volte più lungo della propria gamba, cioè rischiando anche di sbagliare, perché a volte fatto appunto la paura di sbagliare non ti fa fare certi passaggi, non ti fa volare alto, però il rischio è che tu rimani sempre meschino. E invece a volte bisogna rischiare per volare alto, e sì, sbagli, e impari anche dei tuoi errori, dei tuoi fallimenti, e ricominci meglio di prima, cioè fai tesoro anche dei tuoi fallimenti. Secondo me è molto importante con questo discorso sottolinearlo, perché altrimenti il rischio è di dare sempre il minimo della propria vita e di non volare alto. Ecco, voglio proprio usare questa espressione molto bella, quando secondo me siamo veramente chiamati, non solo secondo me, a volare alto. Secondo me il fallimento ti porta a conoscerti meglio, ci hanno dato tantissimo anche con noi, cioè ci miglioriamo ogni volta, e non siamo, diciamo, questo progetto non nasce così fatto e bello. Ogni volta che sbagliamo è una presa di consapevolezza. Esatto, cioè è una cosa che una persona normalmente non fa, se non si, cioè non acquisisce se non si butta magari in un progetto, in un qualcosa. Infatti io penso che tutti abbiamo imparato dalla vita, anche dai nostri sbagli, a migliorarci. Io dico qualche anno diciamo in più di voi, ma sicuramente la vita, anche le delusioni, ecco, diciamo i fallimenti, a me sono serviti tantissimo, ecco, per dire guarda, adesso sto attento, e visto i risultati che ho raccolto non positivi, è meglio che magari prendo un'altra decisione, sono prudente anche nel parlare. Insomma, credo che sia importante, insomma, imparare anche dai propri fallimenti. Invece tu sei mai stato afflitto dalla pigrizia? Certo. O come l'hai sconfitta, ad esempio? Ma io diciamo sconfitta. E soprattutto se c'è stata magari anche una pigrizia a livello spirituale nel tuo percorso di fede. Però io penso che la pigrizia, dicevo, l'abbiamo tutti, non sono esente dalla pigrizia neanche attualmente, anche se sono un tipo che mi do molto da fare e diciamo sono molto, diciamo così, attivo. Spero di non essere iperattivo, cioè nel senso attivo mi piace molto, diciamo, la musica, scrivo, poi sono anche molto impegnato a Palermo con i ragazzi e svolgo anche un servizio per conto del vescovo nel centro storico, quindi mi ritrovo molto spesso a girare nelle parrocchie. E ecco, cosa ho imparato? Ho imparato che a sapermi prendere i giusti momenti anche per me, questa pigrizia sana, ma questo l'ho imparato col tempo, quindi non è una cosa che si raggiunge dall'oggi all'indomani. Cioè quando io capisco che c'è una stanchezza particolare, c'è un campanello d'allarme che comincia a suonare, eccetera eccetera, allora io mi fermo e ho imparato anche a dire qualche no. È importante, anche motivandolo, no? Però è importante imparare a dire qualche no quando proprio hai bisogno anche veramente di crearti un momento di pausa per dare sempre il meglio di te stesso, perché secondo me se noi vogliamo dare il meglio di noi stessi abbiamo bisogno anche di recuperare qualcosa per noi. Siccome noi sacerdoti ascoltiamo anche tanta gente, abbiamo anche bisogno di pregare, di fare silenzio, di meditare, di formarci, di leggere, è importante questo. Sì, come l'ho sconfitta? Diciamo che in questa modalità soprattutto cerco appunto di evitare che la pigrizia di un momento, che ci può pure stare, diciamo, possa diventare, ecco, prolungata. Quindi il segreto è la stabilità. Come dicevano anche gli antichi, la stabilità è molto importante, anche la perseveranza, cioè lo stare anche nelle cose, anche in quelle che non ti piacciono, perché uno vorrebbe anche fare tutto quello che piace, ma non so, preparare un esame che non è proprio magari il massimo, oppure anche avere la capacità di stare un attimino, diciamo, anche in quelle cose che sono un po' più pesanti, con perseveranza, no? Con pazienza, no? Anche soffrendoci un po', capisco che magari parlare giovani di sofferenza, però non possiamo fare tutto quello che vogliamo, bisogna a volte anche superare la pigrizia mettendosi qualche limite, un po' di metodologia, un po' di progetto di vita, bisogna, no? Bisogna trovare la propria stabilità anche all'interno delle cose che noi diciamo che scomodo. Poi ti torna, magari se ti dedichi un progetto, fai un po' di sacrifici, ti tornerà un po'. Cioè, assolutamente sì, e noi ne abbiamo esperienza, assolutamente sì. La soddisfazione c'è. Io penso che per esempio anche nel vostro caso, di così permetto di fare il prete che dà consigli, però penso che sia importante, cioè sicuramente il vostro è il tempo dello studio, il tempo, diciamo, è proprio di immagazzinare veramente formazione, perché tutto questo, nella misura in cui voi fate bene oggi, vi troverete tanta ricchezza per domani, perché questo tempo, vi assicuro, il vostro tempo non verrà più, così come non verrà più la mia giovinezza. Il tempo dello studio è stato fondamentale anche per quello che adesso mi ritrovo a fare, per cui dico, vivere intensamente il tempo
corpo che veramente ci viene messo davanti, che poi dico è un dono grande che Dio ci ha fatto, che purtroppo a volte banalizziamo, vanifichiamo e non riusciamo veramente a coglierlo come una grande opportunità di vita, no? Carpe diem, diceva Orazio. Cogli l'attimo. Oggi molto acculturato. Con le citazioni Giorgio fa sfoggio di cultura. Io direi di concludere con questa parte finale, con questa morale. Direi di concludere, ovviamente ragazzi, in descrizione trovate il link del libro, lo potete acquistare sulla Mondadori, mi pare, ho visto l'altra volta sulla Mondadori. In tutte le librerie, diciamo, e poi anche tutte le librerie online, sulla Feltrinelli, mm-hmm. Ma facciamo un po' di pubblicità, Mondadori, tutte... Sì, ma sì, no, sì. Sì. E domani lo presento, oltretutto, esatto. Anche, sì, anche se il programma verrà mandato un po' dopo, però vabbè. Comunque, sempre sì. Nella descrizione trovate anche... il profilo YouTube di Tolleo. Noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo giovedì per una nuova puntata che spoiler, sarà l'ultima. Sarà l'ultima puntata di questa stagione. Fortunatamente per voi, ma un po' per noi. Ci prendiamo un po' un momento. Ci prendiamo un po' di pausa. Per essere sicuri, magari. Grazie di questa bella opportunità, grazie. Di nulla. Possiamo staccare. Ehi.